Che ci fai a quest'ora? Il bingo è chiuso adesso, ma non mi andava di andare a casa, non ho sonno. Ciao, bello. Non perdere tempo con lui, non vedi com'è brutto? Vieni con me, che ci divertiamo. Ma che è questo odore? Miriam, lo lasci perdere. Luca è un amico, non è un cliente. Certo che è un tuo amico, perché hai dei clienti tu. Che stronzo. Il lavoro me l'ha fatto pulire uno schifo, mi deve essere rimasto sulle mani. No, non è sulle mani. È sui vestiti, mi sa. Sì. Ma non devi lavorare. Ma che lavorare? Sono 5 ore che sto qui e non si è fermato nessuno. Non capisco perché. Ti accompagno a casa? No, non andiamo a casa. È sempre solo, è un solitario, un uomo solo. Io lo so, da quant'è che ci conosciamo? Non lo so, da tanto. Io avevo ancora i baffi. E lui era l'unico del quartiere che non mi prendeva mai in giro. L'unico. Bene. E quindi adesso, per questo, con questo, ti dichiaro mio amico per sempre. No, fermo, dai. Dai, cos'è? Buono. Vai. Lascialo. Ragazzi, io non potrei mai stare da sola. Anche la pianta più rigogliosa secca, senza amore. Dai, Luca, ci sarà qualcuna che ti piace, dai. No, non c'è nessuno. Secondo me qualcuno è sempre. No. Il mio amico l'altra sera mi ha detto che è una vicina molto attraente. Vedi che una c'è. No, non ho mai detto niente del genere. Non sì, c'è sì, nessuno. L'hai detto, no, bugiardo. No. L'hai detto. Sì, che c'è. Vabbè, c'è questa ragazza che abita nel mio palazzo, ma non è nemmeno una normale, deve essere una mezza ninfomane. Bene, ninfomane, bene. Ecco. Bene. L'altra sera l'ho vista con questo che viene sempre e facevano schifo. Oddio, cosa facevano? Cosa facevano? Si baciavano. Si baciavano. Le immagini, che schifo. No, fermi, voi non l'avete visto, non avete visto come lo facevano. E poi questo è proprio uno schifoso, lo vedi da come arriva, da come si muove. È geloso. No. Questa è gelosia. No, sì, no, è gelosia. No, io non vorrei mai essere al posto di quello con una femmina che ti fa fare quello che vuole, poi ti manda a quel paese e ti trovi pieno di corna con tutti che ti ridono dietro. Ehi, noi donne non siamo mica tutte così. Se voi foste donne io non starei nemmeno qui a parlare. Ehi, Luca, stai parlando di persone che si amano, che si vogliono bene e che si fidano l'uno dell'altra. Sai, cosa ti direi se tu fossi un uomo? Cosa mi diresti? Povero scemo. La prima volta che ho fatto il sogno è stato quando hanno annunciato l'arrivo degli extraterrestri. Da allora tutte le notti. È di questo sogno che volevi parlarmi? No, volevo chiederti una cosa personale. È una cosa seria? È una cosa personale. Dimmi. Tu cosa faresti se trovassi un gatto morto? Cosa farei se... Se trovassi un gatto morto, cosa faresti? Ma non lo so. Lo butterei. Ecco. Dipende però, perché se fosse mio lo seppellirei. Se fosse tuo? Se fosse mio, sì. Non mi è morto il gatto, eh.
Io non ce l'ho nemmeno il gatto. Alla vicina. Quella vicina? Sì, le hanno ammazzato il gatto. Io l'ho solo trovato. L'ho buttato nella spazzatura e lei si è arrabbiata e mi ha trattato male. Ma tu sapevi che era il suo? Sì, ma cosa potevo fare, scusa? Niente, che potevi fare? Mica gli potevi fare un funerale. Appunto. E comunque quella è proprio una stronza. Una puttana. Come tutte le donne. Esatto. Hai veramente rotto le scatole con questa storia delle donne. Io esco, che tanto qui non si può fumare, no? No. E poi a me le cose le dici, quindi ti fidi. Sì, ma tu sei un'altra cosa. Un'altra cosa? Sì, perché ti conosco, so come... Guarda! Hai visto? È una stella cadente. No? Non devi avere paura degli alieni. Andrà tutto bene. Non ho paura. Certo che no.